Fidati, una reflex non ti serve. C'è stato un periodo storico durante il quale, se volevi produrre immagini con una qualità più elevata, dovevi per forza di cose prendere una reflex, perché le compatte del tempo producevano immagini impastate, con colori piatti e con una dominante magenta imbarazzante. Parlo di fotocamere come questa, alimentata con due stilo che sputa le schede di memoria. Col passare del tempo però le cose sono migliorate e già dagli inizi degli anni 2000 le case più attente alla qualità d'immagine come la Sony hanno iniziato a produrre compatte con una qualità superiore come questa ad esempio. Questa è fantastica, era fantastica. L'ho utilizzata per anni per le serate con gli amici e c'ho i migliori ricordi con questa fotocamera qui. Piccolissima, la mettevi in tasca, produce foto da 2 megapixel, video senza audio e grandi come questo qui. A parte i video, anche se oggi foto da 2 megapixel possono sembrare ridicole, ci puoi tranquillamente conservare dei bei ricordi e stampare un rispettabilissimo A4, magari con un minimo di post-produzione. Se però a quei tempi volevi produrre qualcosa di più professionale rispetto a quello che potevano darti queste compattine, quindi creare immagini con un bel bokeh, tridimensionalità, sfocato nello sfondo, giocare col diaframma, eccetera, dovevi per forza comprare una reflex, digitale o analogica che fosse. Ma rimaniamo sul digitale, perché penso che la maggior parte delle persone che sta guardando questo video le mani su una reflex analogica a rullino non ce le abbia mai messe, giusto? Si creò così, in ambito consumer, non parlo di ambito professionale, il mito della reflex. Le case produttrici iniziarono a produrre modelli entry level ed io per primo caddi nel trappolone della scimmia della fotografia. Comprai la mia prima reflex, una Nikon D50, da ben 6 megapixel. Un'enormità di diodi e filtri colorati dentro un archibugio con lo specchio magico. Dai primi anni 2000 ormai sono passati un po' di anni, ma il mito della reflex continua a rimanere ben piantato come la spada nella roccia, nonostante oggi ci siano delle mirrorless, delle compatte e persino dei telefoni che riescono a produrre delle immagini con una qualità tale da andare oltre le esigenze della maggior parte delle persone. E invece vi andate a comprare dei mattoni ingombranti che tirate fuori soltanto per fare la foto alla torta dei bimbi al compleanno e non vi portate neanche più in vacanza perché è scomoda. Qualcuno si sarà anche spinto oltre il compleanno e sarà andato anche nei prati a fotografare i fiorellini. Magari avrà comprato anche un teleobiettivo, tipo un 55-200? Un 70-300? Ci ho preso? Perché è figo, è grosso e poco importa se è un plasticone fatto di portaceneri. C'ho il cannone. Vado in giro con una zavorra manco fosse un carcerato in miniera. Ma la gente che mi vede dirà: wow, chissà per quale giornale lavora per fare le foto alla sagra del cinghiale. Ma riprendiamo il focus dell'argomento. Se con la fotografia non ci lavori, se la usi soltanto per fotografare le feste di paese o per portartela in vacanza, ma comunque vuoi esprimere la tua creatività attraverso l'immagine, non ti serve per forza una reflex. Oggi ti basta una compatta evoluta con la quale puoi gestire anche i diaframmi e creare quell'effetto sfocato di sfondo che genera l'isteria di massa. Se poi vuoi esagerare e quindi avere anche le ottiche intercambiabili, prendi una mirrorless base. Vi do il mio consiglio ad oggi. Ci ho pensato parecchio prima di decidermi perché se avessi soldi da sfrusciare avrei comprato la qualunque, ma dovendo ottimizzare il budget e avendo necessità di affiancare un corpo macchina alla mia bestia, la mia Fuji XH1, e che fosse stata leggera, funzionale, compatta e con un costo relativamente basso, sono arrivato a questa soluzione. Canon M50. Io l'ho presa prevalentemente per i filmati. Fa video fino ai 4K con alcuni limiti, ma sforna dei full HD a 60 fps di una qualità eccezionale. Lato fotografico penso sia la migliore macchina che possiate trovare sul mercato ad un prezzo relativamente contenuto. Parere soggettivo. Ha un sensore da 24 megapixel, il processore è un DigiCotto, abbastanza recente, e un sistema di messa a fuoco dual pixel, che detto in parole povere significa una messa a fuoco precisa e veloce. Ha inoltre uno schermo orientabile, touchscreen, ma soprattutto è leggera e piccolissima. Prima di arrivare a questa soluzione mi ero fatto una lista dalla quale scegliere e insieme alla M50 c'erano la Canon G7X Mark II, la Sony Alpha 5100, la Panasonic LX15 e la Sony RX100 Mark V. La Canon G7X Mark II e la Panasonic LX15 hanno delle carenze per quanto riguarda l'autofocus e volevo che questo aspetto fosse davvero performante, quindi
eliminati. L'Alfa 5100, pur essendo una macchina ancora performante e con lo schermo ribaltabile, non ha lo slot per il microfono. È comunque un po' datata, quindi eliminata. Rimanevano in finale la Canon M50 e la Sony RX100 Mark V. Vi dirò la verità, io stavo per scegliere la Sony. Poi però ho pensato alle esperienze che avevo avuto con le vecchie compatte e la polvere che si forma all'interno dell'obiettivo inevitabilmente. Quella polvere non la togli, almeno che non la mandi in assistenza, mentre con gli obiettivi intercambiabili puoi pulirlo oppure, male che va, cambi l'obiettivo, ma la macchina rimane intatta. Altro aspetto, l'audio. La Sony non ha un jack per l'acquisizione di audio con un microfono esterno, quindi bisogna per forza affidarsi ai suoi microfoni e l'audio della Sony RX100 Mark V non è il massimo. Invece con la M50 c'ho il jack per inserire un microfono esterno, il che è grandioso. Ultima cosa che mi ha fatto propendere per questa piuttosto che la Sony è che la RX100 Mark V oggi si trova ancora a 900 euro, nonostante sia uscito il modello successivo, la Mark 6. E invece questa costa molto meno e vi garantisco che ha una qualità eccezionale. Ancora non la provo approfonditamente, ci farò una recensione. Però ho fatto alcune prove ed è pazzesca. In questi giorni la proverò approfonditamente, farò tutti i test possibili per capire quali sono le sue reali potenzialità e quali sono i difetti che ne usciranno. Se l'argomento ti interessa, iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate. Marchettone! Ciao!